Per assistere alla nascita ufficiale della scuola comica italiana, destinata a trionfare sugli schermi europei per quasi tutti gli anni 10, bisogna aspettare il 1909 e l'arrivo in Italia di André Dide, un trentenne francese ormai popolare in patria per aver inventato il personaggio di Boileau, che la Pathé ha presentato sugli schermi italiani come Beoncelli. A convincere Dide a trasferirsi in Italia è stato Giovanni Pastrone, direttore dell'Itala Film di Torino, che lo ha preferito a Max Linder, giudicato troppo giovane e inesperto. Il contratto che lega l'attore francese all'Itala, davvero principesco, prevede la realizzazione di una comica alla settimana. Nasce per l'occasione il personaggio di Cretinetti, il primo eroe seriale del cinema italiano, dalla comicità fracassona e surreale che sfrutta abilmente tutti i trucchi offerti dal mezzo cinematografico: dissolvenze, riprese accelerate e fermo immagine. Cretinetti paga i debiti, così si intitola questa comica, tra le prime girate a Torino dal comico d'Oltralpe. La scuola comica italiana deve parecchio all'inventiva di questo acrobata e artista di musical, allievo di Méliès, cresciuto professionalmente sul palcoscenico delle Folies Bergère. Eccolo impegnato in Cretinetti ipnotizzatore, sempre del 1909, che riporta al suo apprendistato giovanile tra le magie e i trucchi del teatro Houdin.